Benvenuto a Città di Castello e volevo chiederle come è cambiato il mondo del fumetto da quando ha iniziato a oggi. Beh, è cambiato moltissimo, sono cambiato anch'io, quindi insomma i personaggi me li porto così appresso nei miei lavori. Cambia la società, cambiano i ragazzi, cambiano i lettori e quindi è necessario che ci sia un'evoluzione continua. E in questa mostra è esposta in maniera bellissima da Francesco Verni, che è il curatore artistico, tutta la mia vita. Quindi si possono vedere i primi disegni così incerti, così molto, molto teneri, molto affettuosi, ecco, per arrivare poi invece alla cinematografia, all'espressione così libera del mio lavoro. È un'evoluzione continua e continua ad esserlo. Considero quello che ho fatto ieri, anche se amorevolmente sono affezionato a quello che ho fatto, però lo considero il passato, quindi sto già pensando alla prossima sceneggiatura, alla prossima avventura e questa è la mia vita e questa è la mia gioia in questo lavoro. Ok. Senta, qual è il personaggio che avrebbe sempre voluto realizzare? Ma ti dirò che li ho realizzati tutti, perché inizialmente era Paperino, è stata la mia prima storia, parliamo di Disney, e poi sono arrivati altri, da Pippo a Pluto, a Topolino, a Minnie, Paperina, e poi mi sono dedicato alla pubblicità, allo studio per i personaggi d'animazione, passando anche per Sergio Bonelli oppure la Marvel, quindi quello che volevo realizzare l'ho fatto, il futuro non lo so. Beh, ecco. Una bella soddisfazione. Sì, mi considero veramente fortunato nella vita, perché ho realizzato tutta una serie di sogni, ecco anche il perché di questa mostra, cioè sono disegni, colori e sogni, infatti è proprio così, la mia vita è colorata. Ottimo. E che fumetti legge Giorgio Cavazzano? Beh, ne leggevo molti in passato. Oggi, tra tutta una serie di impegni, di cose, letture, soprattutto adesso leggo fumetti, ma naturalmente tutti i personaggi Disney, Marvel, Bonelliani, insomma ce ne sono tanti. E poi quello che mi diverte ancora è leggere Lupo Alberto. Mi fa sorridere la Fattoria McKenzie. E poi la lettura, libri, avventure, viaggi, insomma, ecco, tutta una serie di cose molto, molto importanti. Sai, tengono, i neuroni continuano a riprodursi ed è una bella cosa per me. Beh, cosa ne pensa di questa mostra? Ma sono un, lo dico con molta sincerità, sono un autore felice, perché questa mostra è la più bella in assoluto che ho avuto. E quindi un coronamento dei miei 50 anni, vedendo quello che hanno potuto inserire in questa cosa, in questa mostra, mi rende veramente felice. C'è tutto, ecco, è la mia vita. Ci sono le mie, le mie speranze, i miei desideri raggiunti, le mie difficoltà, la mia felicità, cioè è tutto inserito in questa grande mostra. Quindi sono veramente, cosa posso dire di più, insomma. Non sarà la fine, ma comunque è un buon inizio, certo. Questo. Ottimo, grazie mille Giorgio. Grazie a voi per questa intervista. Grazie mille.